Dal prossimo anno la Società della Salute dell'area pistoiese, un consorzio di cui fanno parte i comuni e l'ASL, vedrà un ulteriore significativo sviluppo con il passaggio al consorzio di tutti gli assistenti sociali del comune, riunendo così finalmente sotto un unico coordinamento l'attività dei comuni e dell'azienda sanitaria nel sostegno a chi ha più bisogno. Così il sindaco di Pistoia, Samuele Bertinelli, a margine del suo saluto alla città in vista delle imminenti festività natalizia. Sì, noi consideriamo strategicamente rilevante l'organizzazione consortile tra comuni dell'area pistoiese e azienda sanitaria per il miglioramento costante dei servizi sociosanitari del nostro territorio. Negli ultimi due anni la Società della Salute Pistoiese, credo prima in Toscana, ha investito in quantità e qualità risorse molto importanti per allargare i servizi, in particolare per i non autosufficienti, per la disabilità, per la salute mentale, per le malattie neurodegenerative, per le malattie croniche. Intendiamo proseguire lungo questo vettore che consideriamo il più importante, il principale, la salute delle persone. Bertinelli ha poi così commentato la sua ricandidatura alla guida della città annunciata venerdì scorso. Io, dopo una lunga riflessione, non scontata negli esiti, ho ritenuto di rappresentare per la città, garantisco, non per me stesso, per quanto consideri, come ho sempre detto, uno straordinario privilegio essere il sindaco della città, di doverosamente impegnarmi per dare corso ad un progetto di governo che fiorirà nel tempo, che non può produrre nel breve i propri effetti e risultati, tanto più per un progetto come quello dell'amministrazione pistoiese, che ha scelto il futuro remoto, ha scelto di corrispondere all'appello del futuro remoto di coloro che non sono ancora nati come la cifra più autentica di quella etica della responsabilità troppo frequentemente e disinvoltamente ignorata nel Paese.